Buona giornata e benvenuti a questo webinar organizzato da Centro Computer insieme ai nostri partner Scandit e Samsung. Questo webinar è dedicato alla soluzione di Mobile Computer Vision per l'azienda moderna dell'industria 4.0. Questo è il nostro primo webinar di questo nuovo anno del 2021, che desideriamo tutti che sia un anno speciale, davvero diverso. Ho voluto inserire il titolo anche io sono differente, perché magari con i barcode potremo dare una luce diversa alle nostre soluzioni e ai processi di business dei clienti. Ringrazio le persone presenti, intanto io mi presento, sono Roberto Vicenzi, vicepresidente del Centro Computer. Insieme a Claudia Galimberti di Scandit faremo questo webinar, insieme a Luca Santoni di Samsung. Quindi, fatta questa mia breve introduzione, passerò poi la parola, il testimone a Claudia Galimberti. E abbiamo voluto fa ho voluto fare in modo particolare nella mia presentazione un webinar anche interattivo con i partecipanti, per cui chiedo a tutte le persone presenti collegate se possono avere disponibile il loro smartphone per poi collegarsi successivamente nel leggere un QR code, perché potranno interagire con noi, in modo particolare rispondere con il proprio smartphone ad alcune domande. Questa applicazione, che si chiama Slido.com, il sito, comunque permette ai clienti di integrare, di fare queste interattività nelle presentazioni, inserendo delle domande. È un servizio in parte gratuito, come sto utilizzando io nella presentazione che vedete adesso, e comunque permette di dare un'interattività con PowerPoint o anche con Microsoft Teams o con altre applicazioni, come potete vedere adesso. Quindi l'unica cosa che dovete avere è il vostro smartphone, che possa leggere dei QR code o con la macchina fotografica o con un'applicazione specifica per rispondere, ad esempio, a questa domanda. E quindi chiedo innanzitutto, io farò anch'io da utente, no? Quindi prenderò il mio smartphone per leggere il QR code che vedete qui adesso. Quindi, leggendo il QR code, in realtà vi appare un indirizzo web dove potete collegarvi e indicare se siete in ufficio o se siete in smart working. Quindi io incomincio a inserire, ho inserito la mia risposta. Quindi abbiamo 11-13 persone, insomma, adesso vediamo quante persone rispondono. E vi ringrazio intanto per la collaborazione. Vedo che 19 persone hanno dato comunque una loro risposta. Siamo più o meno, incredibile, più o meno un 50-50 fra ufficio e smart working. Smart working comincia a calare, il 60-40, 63-37. Comunque, nient'altro, questo era per mostrare questo servizio, che è utile nelle interazioni. Dopo faremo delle domande, una o due domande in realtà un po' più complesse. Comunque, vediamo qua circa un 60-40, 60% di persone in ufficio e un 38% di 40% di persone in smart working. Andiamo avanti. Come dare una marcia in più alle imprese moderne con la computer vision? Nel QR code che vedete lì indicato, ricordo che innanzitutto tutte le presentazioni che vedete ora saranno inviate a tutti i partecipanti tramite una mail, dove riceveranno poi un link per scaricare tutte le presentazioni in formato PDF. Quindi, nel particolare, nel link che vedete adesso del QR code, che potete leggere, trovate il mio indirizzo di LinkedIn, dove potete collegarvi con me per chiedere un collegamento, anche perché poi dopo tramite LinkedIn avete a disposizione la mia mail, il numero di cellulare. Insomma, su LinkedIn trovate le mie informazioni per contattarmi in modo diretto tramite email o tramite cellulare. Ricordo la nostra visione, la nostra mission. La nostra visione è: abilitiamo persone e imprese a sfruttare al massimo le opportunità del mondo digitale. Per noi questa è una visione importante e semplice, che comunichiamo a tutti i nostri collaboratori e a tutti i clienti, perché dobbiamo, come posso dire, fare il massimo sforzo da un punto di vista di prevendita, di vendita e di supporto successivo alla vendita, per sfruttare tutto ciò che il mondo digitale mette a disposizione dei clienti.
E nel 2020, per amore o per forza di digitale, ne abbiamo fatto tanto, subito anche tanto, come questo webinar che stiamo facendo ora. La nostra missione è aumentiamo la produttività degli utenti e il valore aziendale dell'IT delle imprese. Abbiamo cura del cliente per passarlo al prossimo livello del mondo digitale. Quindi una sfida continua per aiutare i clienti, le persone, le aziende a ottenere il massimo nel modo più semplice possibile nelle opportunità che offre il mondo digitale. La nostra storia, i nostri numeri, nati nell'84, 37 anni di storia e di giovinezza. Quest'anno facciamo questi 37 anni, sono iniziati in gennaio, 5 sedi più smart working, 140 collaboratori, 50 milioni di euro il fatturato nel 2020, circa 2.000 clienti seguiti mediamente ogni anno. Abbiamo una serie di team specializzati che al nostro interno seguono i clienti e portano soluzioni specifiche. Uno di questi team è l'MSP, che sta per Managed Service Provider, che ha avuto un grande boom proprio l'anno scorso, che sono tutti i servizi a supporto remoto, ad esempio dedicati ai clienti per fornire l'assistenza completa, in particolare tutti i servizi software oggi possono essere eseguiti anche in modalità remota. La divisione, il team Cloud Unified Communication e Security, anche qua nel mondo Unified Communication, noi da tanti anni, credo da circa 10 anni già ormai lavoriamo e siamo un'azienda Unified Communication al 100%, ma mai come l'anno scorso c'è stato un boom proprio dell'utilizzo delle soluzioni di questo genere qua, nelle sale riunioni, nel cercare di integrare i centralini IP al mondo Unified Communication. Tutto il team dedicato al mondo del data center e del networking, e poi abbiamo un team dedicato al management, quindi alla rivendita delle soluzioni PC, printer o mobility. Oggi ci concentriamo nell'ambito del mobility, che vuol dire comunque vendere soluzioni di smartphone e di tablet con il concetto comunque del costo operativo o del noleggio. Naturalmente i clienti possono comprare i prodotti come costo capitale e metterli a cespite o comunque come costo operativo con il noleggio, perché sempre più spesso i clienti adottano questa modalità per integrare hardware, software e servizi sempre in un canone di noleggio. Il Digital Signage è un'altra area, un'altra divisione al nostro interno, ma parliamo anche della divisione Application Development, che oggi può avere un suo ruolo, perché la nostra divisione di sviluppo applicazioni personalizzate per i clienti può realizzare, integrando il software Scandit e l'hardware Samsung, le applicazioni personalizzate, innovative, che servono ai clienti per fare questo passaggio, questa innovazione nell'ambito dei barcode e dei QR code. Naturalmente siamo sempre attenti al domani. Il domani è oggi nell'ambito del digital transformation e del cloud. Il digital transformation è un passo continuo verso il futuro. Il cloud, sono più di 6 anni che iniziamo a parlare di cloud. All'inizio sembrava di parlare di cose così di cose troppo innovative, ma ormai l'anno scorso possiamo dire che il cloud è diventato una commodity. Tanti sono i clienti che ormai lo adottano al loro interno come standard nell'utilizzo dei loro processi. Dopodiché si parla di IoT, si parla di intelligenza artificiale, di intelligenza virtuale, di mixed reality. Ricordo ai partecipanti che, ad esempio, la prossima settimana abbiamo un evento dedicato esclusivamente alla virtual reality, all'augmented reality e la mixed reality, un evento molto innovativo dedicato tutti ai centri di ricerca e sviluppo e comunque ai titolari di azienda, alle persone che vogliono vedere questo nuovo mondo. Questo evento lo facciamo con EON Reality, con HP e con Microsoft. Quindi con questi tre nostri partner parleremo di mixed reality. Una domanda desidero farla ai partecipanti, la reggo per semplicità, vediamo se gli interlocutori riescono a rispondere, per capire fra le persone presenti cosa utilizzano all'interno dei sistemi aziendali per leggere i barcode e i QR code.
Ci sono ad esempio device mobili dedicati come Zebra, Honeywell o Datalogic. Faccio un esempio: spesso nei supermercati si vedono gli operatori che usano device di questo genere qua per leggere i barcode. Alcuni usano device Apple, ad esempio nei punti vendita, possono avere device Apple per gestire questi dispositivi, oppure utilizzano device Android come Samsung, che è per quello che vediamo noi in questo momento la parte più innovativa, o comunque tutti i clienti nell'industriale adottano dispositivi Android e Samsung, oppure possono avere device fissi come Totem o casse automatiche che hanno questi device qua, oppure vecchi dispositivi che devono essere prima o poi sostituiti, meglio prima che poi, che sono i vecchi Windows CE o i vecchi Windows Mobile, visto che Microsoft non gestisce più e non sopporta più comunque questi dispositivi. Adesso voglio anch'io fare una mia risposta a questo QR code. Che noi abbiamo, in realtà abbiamo entrambi device, ma è prevista una risposta multipla, quindi posso mettere che abbiamo sia device Android Samsung, ma anche vecchi alcuni dispositivi Zebra. Comunque, abbiamo risposto, quindi qui vediamo che molti clienti hanno i dispositivi, diciamo, dedicati a questo tipo di soluzione, e qui oggi parleremo del valore aggiunto che dà Scandit e che può dare Samsung con tutti i dispositivi Android specifici e nient'altro. Insomma, questi vediamo che un 22% vedo che ha dispositivi iOS, Apple, molti hanno sempre di più dispositivi Android. Diciamo che i dispositivi Android sembrano che diventeranno lo standard, anche se saranno. Magari faccio ad esempio Zebra o Honeywell, comunque tutti questi vendor stanno adottando al loro interno esclusivamente dispositivi Android. Io ringrazio i clienti presenti a questo webinar che ho cercato di contattare anche tramite LinkedIn. Ricordo che potete fare delle domande alla fine della presentazione di queste sessioni che adesso che facciamo, insomma, quindi domande e risposte sono possibili tranquillamente in qualunque momento, ora durante il webinar o successivamente. Ringrazio con questa mia ultima slide tutti i partecipanti per l'attenzione che hanno prestato e in questo momento passo il testimone a Claudia e assegno il ruolo di relatore a Claudia, così lei potrà mostrare e iniziare la propria. Claudia, sei online? Sono online, mi sentite? Sì. Benissimo, e probabilmente vedete anche la prima pagina della mia presentazione, che però adesso Devi io non vedo forse, più. ah no, forse devo mostrarla io, un attimo solo, adesso non riesco a Esatto, perché capire. io la so, però non tutta a memoria, quindi. No, devi, credo, pubblicarla te. Pubblicarla io? Perché non so se la vedono i Dai, Roberto, io la clienti. vedo. Io la prima Ah. slide la vedo. Adesso vorrei essere sicuro, chiedere ai partecipanti via chat se mi dicono che la vedono anche loro, perché io la vedo. Però io non la vedo. Vediamo un attimo solo che controllo. Scusate che volevo soltanto essere sicuro. Sì, si vede, quindi puoi procedere, perché mi dicono che è tutto Però ok. io non la vedo. Ma tu la vedi sul tuo PC? No, io non la vedo neanche sul mio PC. Ma è impossibile perché non la Ah, vediamo. adesso sì. No, scusa, mi aveva preso tutto lo schermo, era preso dalle nostre facce, che sono belle, ma che mi Ok, impedivano di vedere la presentazione. puoi procedere. Adesso io mi tolgo il video per lasciare la massima visibilità nei tuoi confronti, Ok. Claudia. Procedi pure.
Allora, anche come vedete mi chiamo Claudia Galimberti, anche qui ci sono alcuni anni di giovinezza, non vi dirò mai quanti sono, però insomma ce ne sono alcuni e sono tutti passati nel mondo della mobilità, del barcode, sempre a contatto con aziende, quindi nel B2B. Abbiamo scelto di tenere questo webinar oggi, giusto per creare un evento anche qui, un po' come negli Stati Uniti dove oggi si insedia il nuovo presidente. Noi ci accontentiamo di questo webinar e cominciamo subito con dire due parole su Scandit. È un'azienda il cui quartier generale è a Zurigo, ma ormai i nostri uffici sono un po' in tutto il mondo. Ci sono oggi qualcosa come 100 milioni di device attivi che lavorano con il nostro motore di lettura e ci sono ormai miliardi di scansioni fatte tutti gli anni con i nostri prodotti. E chi le fa queste scansioni sono ovviamente i nostri clienti, questi sono solo alcuni dei clienti che ci autorizza a mostrare il proprio brand, il proprio marchio. Come vedete, ci sono clienti ormai in tutti i settori. Che cosa facciamo noi? Che cosa fa Scandit? Noi realizziamo delle SDK che vengono integrate in app e che abilitano la scansione professionale, la scansione di barcode professionale su device che abbiano una camera, quindi tablet e smartphone diventano a tutti gli effetti dei lettori di barcode assolutamente professionali che possono essere utilizzati quindi in aziende. Anche se sono dei prodotti non nati per questo scopo, diventano assolutamente professionali e adatti ad essere utilizzati in situazioni e in attività dove la lettura del barcode è critica ed è fondamentale. Quello che facciamo noi in più rispetto alla semplice lettura del barcode è quello di aggiungere una innovazione, aggiungere un ulteriore valore alla lettura del barcode con questi add-on che sono il Matrix Scan e la realtà aumentata e la gestione di testi, la lettura di testi. Vedremo alcuni esempi nelle prossime slide. Tutto questo si può utilizzare su applicazioni, su app native e su web app, quindi senza necessità di fare un download di un'app sul proprio device. E naturalmente tutto questo poi verrà installato su dei device. In questo caso, nella parte bassa dello schermo vedete alcuni dei modelli Samsung. Ovviamente poi Luca sarà quello che vi racconterà molto meglio tutta la parte che riguarda l'hardware. Ma l'idea è quella che avendo un hardware e un motore di lettura insieme, noi possiamo realizzare una soluzione, quindi possiamo dare alle persone dipendenti un device, uno solo, che può essere usato per tutte le attività che devono essere svolte. Non ci devono essere N device, uno per telefonare, uno per guardare la posta, uno per leggere i barcode, uno per il magazzino e uno per quando non sono in magazzino. Insomma, l'idea è proprio quella di dare uno strumento, uno solo, in cui convergono tutte le attività che una persona deve fare. E questo senza avere dei compromessi sulle performance, e che quindi abbiamo detto, grazie a Scandit, saranno assolutamente professionali anche quelle legate alla lettura del barcode, senza avere compromessi sulla robustezza, e non mi riferisco solo
alla robustezza fisica dell'hardware, ma proprio alla robustezza della soluzione, alla robustezza di questo strumento che diamo alle persone. E tutto questo dando uno strumento che è leggero, maneggevole, che però è anche adatto eventualmente ad un uso personale fuori dall'orario di lavoro. Questo è un tema molto importante, perché permettere al dipendente di utilizzare il device, quindi lo smartphone aziendale, anche fuori dall'orario di lavoro, fa sì che la persona tratterà molto bene il device, perché ovviamente gli è comodo anche quando è a casa sul divano e legge il Corriere della Sera sul suo tablet o sullo smartphone. Quindi questo aumenterà la cura della persona rispetto al device e aumenterà l'adozione di qualsiasi soluzione, quelle che utilizzeremo poi nell'orario invece di lavoro. E tutto questo, come diceva prima Roberto, cerchiamo di dare alle persone qualcosa che sia al passo con i tempi, che sia evoluto, che sia aggiornato rispetto a quello che è disponibile oggi, per tirare fuori dalla tecnologia il meglio possibile. Pensavo qualche tempo fa che i terminali, i classici terminali, sicuramente si sono evoluti anche loro nel corso del tempo. Le batterie sono sempre migliori, i display sono sempre migliori. Io appunto vengo da un passato che, come si dice nell'ambiente, è di barco d'ara. E quindi si è vista un'evoluzione anche lì, negli strumenti, però non si è mai evoluto il processo. Cioè, da 20 anni il terminale portatile è: leggo, muovo la mano, leggo sullo schermo, faccio quello che mi dice lo schermo, mi sposto alla prossima postazione, leggo, tiro su, guardo lo schermo e mi sposto. Ecco, quello che vogliamo fare con il nostro motore di lettura, con Scandit, è quello di invece aggiornare questo processo, e lo vedremo nelle prossime slide. Lo possiamo fare appunto utilizzando quelle funzioni di matrix scan e di realtà aumentata che vi dicevo poco fa e che adesso, e delle quali vedremo qualche esempio. Quando si pensa di utilizzare un device, smartphone o tablet, in un ambiente professionale, ci sono alcuni dubbi, e io li abbiamo chiamati i miti da sfatare. Li vedete scritti lì, con poi sotto quello che è invece è la realtà oggi. Qualche anno fa avevano senso questi dubbi e questi, sì, questi dubbi, queste paure. Oggi non hanno più senso, a partire dalla durata delle batterie, per arrivare al fatto che gli smartphone non sono sufficientemente resistenti per lavorare in ambienti di produzione, ad esempio. Ecco, tutte queste cose non sono più vere, da una parte per il miglioramento dei device, dall'altro per il miglioramento dell'ecosistema in cui gli smartphone e i tablet sono calati. E Scandit è una parte di questo ecosistema, perché va a lavorare, perché va a migliorare la parte che riguarda la gestione dei barcode. Qui vediamo un esempio di che cosa facciamo. Quindi questo è un classico terminale che legge un barcode, e questo è uno smartphone che legge lo stesso barcode con una velocità assolutamente notevole e importante. E quello che vediamo in questo video è un bel barcode, perché è stampato bene, è grande, non è rovinato. Il bello invece è quando si trovano nella vita reale, perché noi viviamo nella vita reale, si trovano i codici che vedete nella parte destra dello schermo, quindi quelli sotto la plastica, quelli su superficie curve, quelli che hanno un contrasto assolutamente discutibile, perché normalmente dovrebbe essere nero su bianco, ma poi la gente si lascia prendere dalla creatività e fa delle cose appunto discutibili dal punto di vista della tecnologia.
oppure dei codici strappati. Ecco, in tutti questi casi Scandit fa la differenza, perché noi invece li leggiamo bene, come si vede in questo video. Ecco, io non ho parlato sul video perché era già sufficientemente chiaro, secondo me. Spero che l'abbiate visto bene. Purtroppo le linee, soprattutto quelle di casa, a volte penalizzano un po' la proiezione di questi video, però abbiamo visto che non ci sono problemi per noi a leggere qualsiasi tipo di barcode, anche rovinato, anche in condizioni di molta luce o in condizioni di poca luce, che sono poi quello che succede nella vita appunto di tutti i giorni. Non ci sono problemi rispetto alle angolazioni, quindi io non devo inquadrare in modo perfetto, non devo essere allineata rispetto al codice, ma è sufficiente che questo codice entri nella fotocamera e immediatamente viene acquisito. Queste sono cose che avete visto nel video. Poi io sono sicura che a valle di questo evento vi manderemo i link per vedere alcuni di questi video, perché appunto è sempre molto interessante vedere queste cose per immaginare, come vedremo tra poco in qualche esempio, per immaginare quello che potrebbe essere l'innovazione, il miglioramento da portare nelle proprie aziende grazie a questo. Questa è una slide un po' tecnica che fa vedere appunto come il prodotto Scandit può essere integrato. Andiamo magari un po' veloci, quello importante da capire e da tenere a mente è che il nostro motore si può integrare nell'ambiente che troviamo dai nostri clienti a seconda appunto di quello che troviamo. Quindi, se è possibile, faremo delle integrazioni in app native, se non è possibile, ci adatteremo all'ambiente che troviamo utilizzando delle applicazioni di Keyboard Wedge o degli Enterprise Browser, oppure lavorando sul web, perché sempre più spesso si cerca di realizzare delle app che lavorino su web e che non costringano le persone, soprattutto in un ambito B2C, a scaricare delle applicazioni sul proprio telefono. Qui vediamo che ormai le aziende, i vertical, i mercati che serviamo sono un po' tutti. Siamo partiti dal retail, ma ormai siamo presenti un po' dappertutto. E volevamo cominciare a farvi vedere qualche esempio di utilizzo nel manufacturing. Qui vedete un disegno che mostra i vari punti della catena della produzione in cui noi possiamo essere utili e partiamo con il picking. Qui vediamo un signore che sta facendo un picking utilizzando uno smartphone. Abbiamo la possibilità di configurare lo schermo per vedere nella parte superiore
la parte dove inquadreremo il codice da leggere, nella parte inferiore vediamo che abbiamo letto il codice. Vedete che è comodo, è maneggevole, è sicuramente leggero e soprattutto permette di mettere sul campo velocemente delle persone in più. Immaginate la gestione di picchi di stagionalità. Con il Covid abbiamo visto succedere delle cose incredibili, cioè aziende che hanno dovuto mettere sul campo delle persone in tempo zero e magari le persone sono anche state trovate quasi velocemente, ma i device, le attrezzature per queste persone non sempre sono state trovate allo stesso modo. Quindi qui invece vediamo che velocemente, perché uno smartphone si trova velocemente, io posso mettere in pista delle persone in più a gestirmi una logistica interna o a gestirmi una produzione. Qui cominciamo a vedere invece qualcosa di innovativo, cioè il Matrix Scan. Il Matrix Scan ci permette di leggere più codici contemporaneamente. Noi in questa etichetta vediamo che stiamo leggendo 5 codici contemporaneamente. Poi sarà compito dell'applicazione gestire questi 5 codici e mandare i codici nella parte giusta dell'applicazione in cui devono essere mandati. Però sicuramente la persona, l'operatore che sta utilizzando questo device, sta facendo questa lettura multipla, sta risparmiando del tempo perché con una inquadratura li legge tutti e cinque e sta lavorando comodo perché non deve mirare, non deve inquadrare, non deve stare attento a quale legge. Li inquadra e li acquisisce tutti. Volendo, la nostra SDK può essere configurata per passare all'applicazione, ad esempio, solo il terzo codice o solo l'ultimo, oppure solo quello che comincia con il 2. Tutte queste cose possono essere configurate, ma il valore qui è quello sicuramente di risparmiare del tempo e di essere comodi. Qui invece vediamo comparire il primo esempio di realtà aumentata utilizzata con la nostra SDK. Lo vediamo in un'applicazione di istruzioni che vengono date a questa persona che sta facendo il montaggio di un oggetto. Alla fine delle operazioni leggerà il codice e il codice gli dirà che cosa deve fare visualizzando appunto questa sorta di etichetta virtuale con le informazioni di realtà aumentata. L'utilizzo di colori, l'utilizzo di segni di spunta, l'utilizzo di segni di ok, tutte queste cose sono assolutamente configurabili e permettono di, in questo caso, qual è il valore? Permettono di dare le informazioni alle persone in tempo reale in modo molto molto intuitivo e quindi abbassano l'errore. L'altro valore qui, secondo me, è quello di abbassare il tempo di training, perché più io riesco a dare le informazioni step by step alle persone in tempo reale, aiutandoli nelle loro attività, più posso, diciamo, essere veloce nei training. E anche questo in casi di persone che entrano nell'organizzazione, persone nuove, persone junior, ecco, tutto questo è sicuramente un grande vantaggio, un grande valore. Passiamo a parlare un po' del mondo della logistica, dove vediamo come primo esempio sempre l'uso della realtà aumentata per dare un supporto alle persone in una attività di smistamento, quindi sia in fase di arrivo che in fase di spedizione, smistamento delle scatole, no? Anche qui
la velocità che posso ottenere, non dovendo appunto sparare un codice, sollevare lo schermo, guardare, capire dove devo mandare questo collo, ma come vedete nell'immagine, subito vedo se ci sono dei rossi e dei verdi. Questi rossi e questi verdi saranno interpretati chiaramente dalla persona che sta facendo l'attività, che è un professionista e che quindi sa come deve gestire queste scatole. Quello che facciamo noi è soltanto, tra virgolette, il soltanto, dargli queste informazioni in un modo più intuitivo, più veloce e che quindi sarà per lui fonte di miglioramento nel suo lavoro quotidiano. Un altro esempio di questo lo vediamo in un esempio di miglioramento delle attività di carico di un mezzo. Tutti questi sono degli esempi, no? In questo caso l'esempio è io devo caricare queste 9 scatole e le devo caricare in un modo intelligente perché poi quando sono in giro le devo scaricare, rispetterò una logica e quindi ad esempio vedo che qui ci sono delle scatole, io decido che voglio caricare quelle della zona 80-337. Con la realtà aumentata visualizzerò in verde le scatole destinate alla zona 80-337. E quando mi avvicino, vedrò di questa scatola, ad esempio, maggiori informazioni. Questa gestione della distanza di lettura è una cosa che fa il nostro motore e che interpreta l'avvicinarsi ad un codice come una richiesta, che passerà all'app ovviamente, una richiesta di maggiori informazioni che quindi mi verranno visualizzate sull'etichetta. Parliamo anche un attimo di field service. Io sto cercando di andare veloce. Ho usato i miei 20 minuti, sforo di un attimino. Dicevamo nel field service, una cosa che mi piace molto è l'utilizzo della realtà aumentata per una ricerca di un item che ho sul mio furgone. In questo ambiente il furgone delle persone è un magazzino viaggiante, no? I tecnici hanno su questo furgone tutto quello che gli serve. Devono fare un intervento, devono portare un item, due item, devono portare i pezzi di ricambio, devono portare quello che serve. Con un'attività di ricerca dell'item io vedrò tutto rosso finché uno mi si visualizzerà di verde. Quello è il pezzo che devo prendere, che devo scaricare, che devo portare con me quando vado a fare questo intervento. E quando mi avvicino a questo item, vedo anche comparire che cos'è questo item. Vedo che effettivamente è il pezzo che mi serve per fare questo intervento. E quando sarò davanti al motore, alla macchina dove devo fare delle attività, potrò anche in tempo reale vedere tutta una serie di informazioni su, ad esempio, quando è stata fatta l'ultima manutenzione e potrò interagire con queste informazioni. Quindi l'ultima manutenzione è stata fatta a gennaio del 2019, oggi io sto facendo la manutenzione, potrò tappando quell'etichetta, aggiornare e dire benissimo, oggi, che è il 20 gennaio del 2021, io sto facendo la manutenzione su questa macchina, senza doverlo appuntare su un pezzo di carta e farlo poi successivamente. Qualche parola sul retail, dove vediamo in questo caso un esempio di gestione dello scaffale e quindi qui ad esempio vediamo un grandissimo aiuto per l'inventario oppure vediamo la possibilità di dare informazioni ai clienti. L'operatore in questo caso vede che ci sono quanti device, quanti item ha disponibili di quel modello, di quelle cuffie, a
a scaffale e di quante ne ha a magazzino, e quindi potrà decidere che cosa ordinare in modo molto chiaro e molto sicuro. Allo stesso modo potrà dare informazioni ai clienti che sono nel punto vendita rispetto, ad esempio, a che cosa potrà fare con queste cuffie che sta visualizzando. Un altro utilizzo è quello del click and collect, che si è diffuso ovviamente molto. Arriva il cliente, mi fa vedere il suo ordine, io vado nel mio magazzino e visualizzo solo quello che è il pacco che devo consegnare a quel cliente, risparmiando ovviamente tutto il tempo che userei per leggere, guardare lo schermo, leggere, guardare lo schermo. Ma invece molto molto velocemente vedo subito qual è l'item, il pacco che devo prendere. Abbiamo delle applicazioni anche nell'healthcare, dove ovviamente la necessità di evitare l'errore è assolutamente critica, perché qui stiamo parlando di cose molto importanti, stiamo parlando di vedere le informazioni di un cliente, scusate, di un paziente leggendo il suo braccialetto. Stiamo Claudia, parlando non veloce. vorrei che tu lasci troppo tempo No, a no, Luca. finisco. Finisco veramente così. L'ultimo esempio che vi faccio vedere è la visualizzazione di un farmaco da dare a un paziente dopo che io naturalmente ho definito qual è il paziente che sto gestendo. C'erano alcune slide di riassunto, ma passo la parola a Luca, ovviamente, perché è il momento. Roberto, riprendi Grazie tu Claudia, qualcosa? adesso passo subito il testimone a Grazie. Luca, quindi gli assegno il ruolo relatore a Luca. Ok, se ci sono delle domande, io chiedo sempre a tutti i clienti presenti se vogliono farle utilizzando sempre la procedura GoToWebinar, comunque tramite la possibilità di, o di fare una chat o di fare una domanda, di farla, così alla fine della presentazione di Luca vedremo di dare le risposte. Ti lascio la parola, Luca. Grazie Roberto, solo una conferma che vediate la mia presentazione. Vediamo Sì. tutto. Perfetto, perfetto. Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'attenzione. Io mi chiamo Luca Santoni e nella divisione mobile di Samsung mi occupo di fornire per mezzo dell'ausilio dei nostri partner come Centro Computer supporto ai clienti finali interessati ad implementare soluzioni di tipo mobile. È probabile che alcuni di voi mi abbia già incontrato precedentemente. Faccio riferimento ad un precedente webinar che ho tenuto sempre con Centro Computer nel mese di settembre e diciamo che in quell'occasione abbiamo avuto modo di raccontarvi la preposition Samsung Mobile nel mercato business. Oggi non posso far altro che ringraziare tutto il team di Centro Computer e in particolar modo Roberto Vicenzi per questa, io la definisco ghiotta opportunità perché mi permette di andare un po' più nel dettaglio per raccontarvi quello che sono le specifiche di una particolare categoria di prodotti Samsung, che sono i prodotti rugged. Poi, soprattutto a seguito dello speech tenuto da Claudia, no? Perché il nostro obiettivo è, abbiamo più volte ripetuto anche precedentemente, l'obiettivo è quello di potervi dare la consapevolezza che un prodotto molto vicino ad un prodotto che oggi noi utilizziamo giornalmente, no? Come ad esempio uno smartphone privato, in realtà può essere oggi utilizzato per poter svolgere n attività all'interno della propria organizzazione aziendale. Diciamo che la mia prima slide è un po' un'esortazione, diciamo che è un po' la presa di coscienza che una trasformazione oggi è fattibile, ma soprattutto anche per non perdere competitività nei confronti dei nostri concorrenti, per il semplice fatto che l'obiettivo, quello, il concetto, l'idea che voglio un po' trasferirvi, ho visto che dal sondaggio che molti di voi ancora utilizzano dei prodotti specifici.
Oggi siamo consapevoli del fatto che questi prodotti specifici, soprattutto nella lettura di barcode, nella cattura quindi di informazioni di tronco codice a barre, sono prodotti che possono eventualmente costare, prodotti che possono anche essere difficili da portare in giro, prodotti quindi di nicchia specifici e che non godono di elevati aggiornamenti da parte dei rispettivi vendor. L'obiettivo con quello che vi mostrerò è quello di appunto di farvi percepire come un prodotto smartphone o tablet possa essere invece versatile per andare appunto a compiere diverse attività all'interno quindi della propria giornata lavorativa. Diciamo che oggi più che mai, è già da un po' di anni che parliamo di trasformazione digitale, ma oggi più che mai tutti noi siamo un po' impattati sugli effetti di questa trasformazione digitale, ma in particolar modo diciamo che un po' tutto il mio speech avrà come oggetto quelli che noi chiamiamo i frontline workers, sono sostanzialmente gli operatori sul campo, gli operatori in prima linea che si trovano spesso e volentieri a dover lavorare anche fuori dall'ambiente di ufficio. Sono dei lavoratori che si aspettano molto dagli strumenti che loro utilizzano e che possono quindi essere produttivi anche quando si trovano a dover lavorare in ambienti estremi. Noi ci siamo un po' presi la briga di fare che cosa? Di percepire, di capire un po', no? Le esigenze di questi frontline worker. E che cosa è emerso? È emerso fondamentalmente che loro richiedono dei dispositivi in grado di resistere a polvere, all'acqua, in grado di sopravvivere ad eventuali cadute da un tavolo piuttosto che da una tasca. Dispositivi che possono avere anche degli schermi ampi perché e luminosi per poter quindi visualizzare dei documenti in ambienti, magari in un magazzino buio. Abbiamo visto che vogliono dei prodotti sostanzialmente leggeri e facili da trasportare. Abbiamo trasferito queste conoscenze ai nostri esperti e abbiamo realizzato quindi dei prodotti familiari, ovviamente, facili da utilizzare e che permettessero quindi al frontline worker di focalizzare la loro attività su questi dispositivi. In realtà quindi abbiamo realizzato una serie di prodotti rugged, ma non solo, abbiamo creato e realizzato dei prodotti in grado di andare a rispondere alle specifiche esigenze che oggi un mercato verticale può avere e può manifestare. Il risultato qual è stato? Il risultato è stato quindi di una serie di prodotti che vi mostrerò nelle prossime slide, che hanno quindi preso il meglio dei prodotti consumer, come la leggerezza, l'estetica, il touch and feel da un lato, e dall'altro le specifiche tipiche di un prodotto rugged. È nata pertanto la nostra line-up business, una line-up che si compone di due categorie di prodotto, quindi parliamo di tablet, suddivisa appunto per polliciaggio, quindi per dimensioni del display da un lato e smartphone anche qui che si differenziano quindi per dimensione del display. Partiamo con i tablet e in particolar modo inizierò a raccontarvi del nostro top di gamma, il Tabactive Pro, un tablet 10 pollici. Potete già vedere dall'immagine come è questo tablet dotato di una cover e di un pennino che viene alloggiato all'interno della cover stessa, cover e pennino già disponibili all'interno della confezione. Diciamo che per tutti i prodotti di cui vi parlerò da qui in avanti, cercherò di mantenere un filone abbastanza standard. Vi racconterò quelle che sono le specifiche, vi racconterò come può essere quindi utilizzato all'interno della nostra attività produttiva e vi parlerò sempre di come verrà gestito e messo in sicurezza un dispositivo del genere. Per quanto riguarda le specifiche del prodotto, parliamo di Tabactive Pro, è un prodotto quindi, come vi dicevo, è un 10 pollici. Partiamo dal presupposto che è un prodotto certificato a livello militare, in particolar modo la Military Standard 810G, che sappiamo tutti essere quindi una serie di test standardizzati dal governo, appunto dall'esercito americano, per verificare i limiti dei vari dispositivi. E tra i metodi di prova, diciamo che uno in particolare è la caduta del dispositivo fino ad 1,5 metri su cemento rivestito di compensato. È un prodotto in aggiunta certificato IP68, il massimo livello di protezione che si può avere su un dispositivo elettronico, che va quindi a certificare il fatto che è un prodotto che è sicuro dall'ingresso di corpi solidi e corpi liquidi al suo interno. Anti-shock e poi un altro aspetto molto importante è il Pogo Pin. Il Pogo Pin che è una specifica che è legata un po' a tutti i nostri prodotti rugged e vedremo poi magari anche il vario utilizzo. Il Pogo Pin che mi permetterà, vi farò vedere già dalla prossima slide, di poter utilizzare sostanzialmente il tablet magari a mo' di
al modo di notebook, no? Il PogoPin è sostanzialmente un attacco magnetico che mi permette appunto di poter trasferire ricarica, immaginiamoci all'interno appunto di un magazzino, al termine quindi del turno, dove io ho necessità di mettere in carica più seriale. Esistono comunque sia delle rastrelliere al termine del quale io posso andare ad alloggiare i miei tablet e metterli in carica, piuttosto che utilizzarlo all'interno di una cover keyboard, anche questa quindi rugged, certificata a livello militare, che mi permette quindi di continuare a svolgere il mio lavoro a modi notebook. Da sempre dalle immagini vediamo la possibilità di utilizzare, scusate, che, ok, di utilizzare. Mi sentite? Sì, cercavo di ridurre una finestra, perfetto. Di utilizzare ugualmente il tablet all'interno di un muletto, quindi la facilità di poter quindi agganciarlo all'interno quindi di un camioncino piuttosto che di un muletto, piuttosto che di utilizzarlo quindi all'interno di un contesto aziendale per visualizzare in maniera più grafica, in maniera quindi più dettagliata determinati documenti. Ok, un altro aspetto all'interno di questo, e qui percorriamo un po' il modo in cui viene utilizzato all'interno della nostra attività lavorativa, è la Samsung DeX, che è una feature che abbiamo ereditato dai nostri smartphone e tablet top di gamma. La Samsung DeX non è altro appunto la possibilità di poter trasferire e di utilizzare appunto il mio smartphone piuttosto che il mio tablet, in questo caso in modalità appunto PC, a garanzia quindi di una massima produttività quando passo da un ambiente lavorativo all'altro. Altro. Potete vedere tranquillamente quando io sono in ufficio la possibilità di poter collegare il mio tablet al mio monitor. Questo mi permetterà quindi la funzionalità DeX di trasferire sul mio monitor il contenuto in Windows-like del mio tablet, ma nello stesso tempo quindi senza compromettere la funzionalità del tablet, perché io il mio tablet posso tranquillamente utilizzarlo per mandare avanti una presentazione piuttosto che mandare avanti un'email e utilizzare magari il mio display per far vedere come determinati tipi di lavori svolti all'esterno sono andati avanti. Altre caratteristiche molto importanti, abbiamo detto che, o meglio, vi dirò che comunque questo tablet è dotato del giroscopio e del sensore geomagnetico, che rende sicuramente appunto possibile un'esperienza di realtà aumentata per quindi garantire delle nuove modalità di interazione. Si può utilizzare la fotocamera da 13 megapixel durante un'ispezione o una sessione di formazione per essere quindi per godere di un supporto remoto. Poi tecnologia Near Field Communication che permette, trasforma in questo caso il tablet in una sorta appunto di POS mobile, lasciatemi dire, siamo ancora oggi noi un po' indietro per quanto riguarda la possibilità di utilizzare rispetto a tanti altri paesi, diciamo del mondo, di poter utilizzare quindi il tablet come una sorta di POS mobile. In realtà però al momento possiamo tranquillamente utilizzare l'NFC in caso appunto di identificazione. Batteria appunto molto importante anche questo aspetto di una batteria removibile, no? Questo è un po' per legarmi anche al concetto di come poter ammortizzare il mio investimento nel tempo, perché magari al termine di 2 anni, quando vedo che la batteria non mi rende più come potrebbe essere all'inizio, posso decidere di sostituirla e di quindi allungare la vita utile del prodotto all'interno della mia azienda. È una batteria da 7600 mAh che permette quindi anche il fast charging, quindi la velocità quindi di la ricarica veloce, che mi permette quindi di ottenere circa il 75% della batteria ricaricata nel giro di meno 45 minuti. Altre idee, sempre legate all'utilizzo di questo prodotto, sono sicuramente appunto l'utilizzo della penna. Questa mi viene in mente quando ho necessità di digitalizzare dei documenti per prevenire quindi il danneggiamento degli stessi e per gestire quindi in maniera più efficace magari dei documenti che sono tenuto quindi far firmare magari ad un cliente quando sono appunto all'esterno. E l'S Pen, anche questo, il pennino che è certificato anche qui a livello militare, IP68, per far firmare quindi le ricevute o qualsiasi altro documento. Display che può essere utilizzato anche in caso di utilizzo con guanto, piuttosto che con display bagnato anche, e l'Active Key, che è un tasto posizionato nel lato appunto laterale del tablet, e che può essere quindi programmato, vedremo anche più avanti come, programmato appunto per magari facilitare l'apertura di uno specifico applicativo senza dover quindi necessariamente procedere allo sblocco del tablet e poi entrare all'interno del menu. Per ultimo, l'aspetto di sicurezza e di gestione.
Non mi stancherò mai di dire che questo prodotto è all'interno dotato della tecnologia Secure Benox, quindi questa nostra piattaforma presente in tutti i nostri dispositivi che garantisce quindi una protezione multilivello di tutto, multilivello del prodotto da eventuali minacce esterne e infine l'autenticazione biometrica che sostanzialmente permette quindi il riconoscimento della scansione del dito piuttosto appunto che il riconoscimento facciale. Ricordiamoci che riconoscimento facciale in questo caso è molto importante quando io mi trovo a dover operare con dei guanti, a utilizzare dei guanti e non posso quindi effettuare la scansione o inserire un PIN piuttosto che quindi procedere alla scansione appunto dell'impronta digitale. Fratellino minore, Tabactive 3, minore solo per il display perché vi ricordo essere un prodotto 8 pollici e sulla falsa riga di quello che abbiamo visto fino ad ora è un prodotto anche qui dotato di una cover e di un pennino al quale io permetto quindi, posso quindi alloggiare all'interno della mia cover e già disponibile all'interno della confezione stessa. Come vi dicevo, tablet, vado avanti nelle slide, un tablet che può essere utilizzato anche in caso di utilizzo con guanto e lasciatemi dire in questo periodo anche per contenere quindi la diffusione di Covid-19, sostanzialmente potrebbe anche essere un'ulteriore modalità di utilizzo del tablet all'interno della mia organizzazione, quindi un'ulteriore chiave di lettura di come può essere utilizzato un tablet grazie anche all'ausilio appunto di eventuali guanti. Per quanto riguarda questo prodotto è certificato a livello militare con la nuova certificazione, l'810H, che a differenza dell'810G è certificato anche per resistere al ghiaccio. Non mi stancherò poi anche qui in questo caso di dirvi che è un prodotto certificato IP68 e anche qui quindi in grado di resistere a urti e cadute fino a 1,5 m nel caso appunto avessi solo a che fare con il solo device piuttosto che 1,5 m nel caso appunto dell'utilizzo con cover. Anche qui concetto di batteria rimovibile, batteria appunto da 5050 mAh in modalità anche qui fast charging, ok? E anche qui così come il precedente è dotato quindi del Pogo Pin nel caso in cui avessi necessità quindi di poter utilizzare il tablet all'interno delle rastrelliere. Un aspetto molto importante, nuovo per questo genere di prodotto, è diciamo appunto l'utilizzo senza batteria. Quindi posso utilizzare questo tablet semplicemente tenendolo quindi collegato al mio cavo di ricarica. Mi viene ad esempio in mente l'utilizzo all'interno di un muletto piuttosto che di un furgone di lavoro, quindi andando quindi a risparmiare l'usura della batteria. Vi parlavo prima di Active Key, in realtà questi tasti programmabili sono appunto un nostro punto di forza. Abbiamo visto nel 10 pollici, lo vediamo qui, questo tasto programmabile che io posso quindi tranquillamente programmare dal mio interno, dalle impostazioni del mio tablet, per legarlo quindi all'apertura di uno specifico applicativo, a seconda quindi dell'entità della pressione che svolgo io sul tasto, piuttosto che è il mio IT manager che può invece da remoto procedere tramite la piattaforma Nox a configurare quindi quel tasto, in modo tale quindi da garantire all'interno del proprio parco mobile che quel tasto venga configurato in maniera appunto uguale per tutti i device. Un'ulteriore funzione, frutto anche di una nostra partnership con Microsoft, in particolar modo quindi con Microsoft Teams, la possibilità di utilizzare il tasto laterale come funzione push to talk. Quindi all'interno della mia organizzazione permetto quindi a tutti gli operatori di poter parlare in modalità push to talk. Altre specifiche? Sicuramente Tabactive 3 che è stato tra l'altro presentato gli ultimi mesi del 2020, dotato quindi del nuovo processore Exynos AP9810G, è un prodotto quindi con 4 GB di RAM, 64 GB di memoria e supporta quindi tutte le reti Wi-Fi 6 e MIMO per garantire quindi una maggior performance in caso di upload o download di dati. Anche qui troviamo la funzionalità DeX che mi permette, ripeto, sarò ripetitivo probabilmente, ma mi permette quindi di utilizzare il mio tablet in modalità Windows-like, quindi averlo quindi godere quindi dell'utilizzo del tablet in modalità notebook sostanzialmente e rientrare quando magari sono all'interno di un ufficio, avere quindi un display che mi permette quindi di collegarlo e contenere e condividere quindi i contenuti sempre in modalità Windows-like. Altre caratteristiche che abbiamo già avuto modo di vedere, pennino, sempre qui certificato appunto IP68, quindi per la digitalizzazione di documenti, Google Air Core, comunque sia per quanto riguarda quindi questa sessione di esperienze di realtà aumentata,
fotocamera ottimizzata per la lettura di barcode e anche qui tecnologia NFC. Termino appunto la descrizione del Tab Active 3, anche qui nel ricordarti che all'interno di questo prodotto è presente quindi tutta la piattaforma NOx, quindi che garantisce la sicurezza multilivello del prodotto, e anche qui autenticazione biometrica legata a che cosa? Quindi riconoscimento facciale piuttosto che impronta digitale. Entriamo quindi nella categoria smartphone. E vi parlo quindi con il top di gamma, l'Xcover Pro. L'Xcover Pro è uno smartphone da 6 pollici e 3. Vi faccio vedere che anche questo prodotto è certificato a livello militare con la certificazione 810G. Abbiamo già parlato precedentemente quindi della resistenza ad eventuali cadute, tutti i test appunto di durevolezza del prodotto. IP68 quindi per garantire la protezione da ingresso di corpi esterni, quindi solidi e liquidi, e l'antishock fino a 1,5 m di caduta. Batteria anche qui rimovibile e Pogo Pin, sempre per il concetto di poter unire questo prodotto all'interno appunto di mettere, quindi posizionare, far alloggiare al termine del turno di lavoro il prodotto all'interno appunto di rastrelliere per fare una carica in seriale e allontanarmi dal concetto di ricarica consumer con il singolo appunto ricaricatore. Touchscreen, quindi display che permette di essere utilizzato anche in questo caso, in caso di display bagnato piuttosto che in modalità guanto. Un'altra caratteristica legata appunto è sicuramente la funzione in questo caso di due tasti programmabili, due tasti quindi configurabili a seconda quindi dell'applicativo che io voglio utilizzare e del tasto anche push to talk. Abbiamo già visto nel Tab Active 3 la possibilità di utilizzarlo in modalità push to talk per mezzo quindi del supporto anche di Microsoft. E un tablet da 6 pollici e 3, leggero, bello anche da trasportare, facile da trasportare, scusatemi, è bello da far vedere, quindi non abbiamo a che fare con un prodotto industriale. E 218 grammi di peso. Scusate, sto cercando di mandare avanti un po' di animazioni. Scusate il disguido. Ok. Quindi, le ultime feature, industrial feature, sono sicuramente appunto anche qui fotocamera ottimizzata per la scansione di barcode e la tecnologia NFC per garantire quindi l'utilizzo di identificazione ID piuttosto che rendere quindi il prodotto come un POS mobile. Mi leggo, fin termino la descrizione di questo prodotto, sempre appunto legato al concetto appunto di NOx e di autenticazione in termini appunto di facciale piuttosto che identificazione fingerprint. Non mi soffermo, lasciatemi dire, nel raccontarvi l'Xcover 4S, perché in maniera del tutto onesta vi racconto che è un prodotto che è prossimo al fine vita. Ci sarà un prodotto sostanzialmente che andrà a sostituire l'Xcover 4S, di cui ancora non posso parlare in quanto sotto embargo. Vi lascio questa slide fondamentalmente perché possiate vedere appunto le specifiche di differenza tra l'Xcover 4S, un prodotto che già esiste sul mercato da 2 anni e mezzo circa, e l'Xcover Pro. Poi, per chi fosse interessato, magari possiamo offline fare appunto anche dei meeting di approfondimento sul nuovo prodotto Xcover 4.5. Termino la mia presentazione per dirvi che tutti questi prodotti che abbiamo visto fino ad oggi rientrano all'interno della linea di line-up che noi chiamiamo Enterprise Edition. Molti di voi conoscono i nostri prodotti consumer in modalità Enterprise Edition, perché comunque questi sono degli aspetti che accomunano questi prodotti, sono tipicamente delle feature che permettono di differenziarci un prodotto consumer da un prodotto business. Provo a assumerle. Tecnicamente le Enterprise Edition si differenziano per che cosa? Per avere innanzitutto godere di un aggiornamento delle security patch per 4 anni da Samsung, cosa che per un prodotto tipicamente consumer è di 2 anni. Una continuità della vita del prodotto, diciamo che sono dei prodotti rugged per chi ci conosce, almeno su questa linea di prodotto riusciamo a mantenere appunto una vita utile di 24 e più mesi, quindi non ci allontaniamo di molto dalla logica consumer di avere un prodotto fresco e nuovo ogni magari 10 mesi piuttosto che 12 mesi. Ma la cosa più importante che vorrei catturare la vostra attenzione è sicuramente la piattaforma NOx che è disponibile all'interno di questi dispositivi. Piattaforma NOx
che probabilmente alcuni di voi conosce per quanto riguarda la telefonia mobile, ma è una piattaforma che ci permette oggi, che permette in questo caso all'IT Manager di poter andare a gestire il prodotto per l'intero ciclo di vita dello stesso all'interno della propria configurazione, con il quale mi permetto appunto di poter configurare un prodotto con delle personalizzazioni di sicurezza, posso andarlo a configurare anche in termini di chioscaggio del prodotto. Abbiamo visto appunto la possibilità di utilizzare dei prodotti per leggere dei barcode, ma in realtà posso quindi limitare appunto lo smartphone, il tablet, semplicemente per quel tipo di attività, piuttosto che magari garantire al mio lavoratore sul campo anche altri generi di applicazioni più specifici appunto per lo svolgimento dell'attività quotidiana. Però diciamo che la piattaforma Nox permette comunque sia di analizzare e di andare a configurare quindi e a salvaguardare la vita utile del prodotto per l'intero ciclo di vita all'interno dell'organizzazione, il tutto in maniera da remoto, quindi piattaforma cloud all'interno del quale io posso andare a gestire in maniera anche individuale il singolo device con delle personalizzazioni più o meno specifiche a seconda dell'esigenza. Roberto, io credo di aver Gianluca, finito. siamo. Ecco, lascia la Sono slide andato un po' qua. veloce nella parte finale, mi ero reso conto di non aver più Ringraziare. avuto E dunque, tempo a io ho una domanda disposizione. intanto che un signor Claudio mi chiedono se i lettori che leggono i barcode, i QR code, leggono anche UHF. Chiedo a Luca o Claudia. Claudia? UHF non credo che sia una questione di codice a barre, cioè UHF è Pense, una. probabilmente. Scusa Luca? Mi chiede se ha il lettore UHF. Adesso io non, personalmente non Allora, una riesco a dare. questione di hardware è un'altra tecnologia rispetto all'NFC, però è una tecnologia di trasmissione. Quindi Quindi sì, probabilmente basato teoricamente. su delle frequenze. Confermo che quei nostri prodotti che abbiamo visto fino ad oggi non hanno il lettore UHF o non supportano la Dice che lettura di questi sono segnali. utilizzati nei tag solitamente. Sì. Confermo, almeno i Dunque. miei dispositivi non supportano una lettura di questo genere di frequenze. Va bene, adesso magari chiedo a Claudio se può mandarmi, a parte che abbiamo i suoi dati, una mail specifica che dopo lo contattiamo per magari dare una risposta. Non so se c'è qualche altra domanda in termini del. Sì, qui c'è una domanda sull'importanza di utilizzare Scandit e Samsung in termini di soluzioni professionali, vantaggi che può avere un cliente nell'utilizzare Scandit e Samsung. Adesso innanzitutto su Scandit lascio rispondere magari un attimo a Claudia. Sì, Certo. quello che posso dire io è che il motore di lettura Scandit permette di utilizzare i device di cui ha parlato Luca e di ottenere una lettura di barcode professionale, quindi veloce e senza errori, per poterli utilizzare questi device hardware. In qualsiasi applicazione di qualsiasi mercato, essendo sicuri che la lettura appunto sarà veloce e potendo aggiungere alla lettura quelle feature che abbiamo visto nella presentazione, quindi la lettura di più codici contemporaneamente e la realtà aumentata per scambiare informazioni con chi li sta utilizzando. Questo dal punto di vista Scandit. Io Io anche ricordo. aggiungo, ricollegandomi sempre anche alla presentazione di Claudia, dei 5 miti da sfatare, quindi e legandomi soprattutto a quanto detto precedentemente, cioè la possibilità di utilizzare la combo Scandit e il mio prodotto appunto per cercare di trovare un prodotto più versatile, quindi allontanarci, ripeto, dalla logica di un prodotto di nicchia. Ma in realtà è un prodotto, uno smartphone che è facile da utilizzare, conosciuto già dall'operatore, quindi con un'interfaccia familiare che in realtà mi permette di andare a rispondere ad N attività giornaliere che posso svolgere all'interno della mia azienda.
Ringrazio intanto tutti. Dice, oggi le soluzioni tablet e cellulare permettono anche la lettura RFID. Signor Umberto mi chiede se le soluzioni tablet o cellulare permettono anche la lettura RFID. Rispondi tu, Luca. No, non supporto la lettura, in quanto non supporto la lettura degli RFID, no. Dunque, io ringrazio i clienti. Abbiamo già passato di 10 minuti il termine della presentazione. Riceverete tutti le presentazioni che avete visto, le riceverete al più presto. Quindi, comunque, ricordo a Claudia e a Luca di mandarmele Sì, affinché io in formato aggiungo, PDF Roberto, le invia ai scusami. clienti. Scusa se ti interrompo, Roberto, poi io vorrei aggiungere poi la mia disponibilità con tutti appunto le persone di Centro Computer per tutti quei clienti interessati a fare anche delle prove, no? Delle dimostrazioni direttamente sul campo o piuttosto che fare dei test preselettivi, no? Per capire un attimo se è una tecnologia quindi in linea con le loro esigenze. Quindi do la mia piena disponibilità da qui in avanti, quindi se qualcuno fosse interessato magari può contattare direttamente le persone di Centro Computer, poi ovviamente godere del nostro supporto, del mio supporto, diciamo. Bene, io a nome di Claudia, di Luca e del sottoscritto ringrazio tutti i presenti, auguro una buona giornata e spero di rivederci al nostro prossimo webinar che facciamo il 27 di gennaio sulla realtà mista. Roberto, Grazie e grazie, buona grazie a giornata. tutti. Grazie Grazie, a arrivederci. tutti, buona giornata. Grazie.